paradenti per il Krav Maga. Generalmente investire in un buon paradenti è qualcosa che non richiede grandissima spesa e dà grandi risultati, considerando che il tipo di impatto non è incredibile. Nel Krav Maga c'è, ma non è incredibile, nel senso non è paragonabile a quello di pugile che fa guanti per una competizione, non che fa guanti semplicemente per allenamento, per cui non abbiamo il problema di rischiare di perdere dei denti, e come può per esempio avere un rugbista. Ciononostante il paradenti deve essere molto buono, perché il problema ricevendo un colpo anche relativamente leggero è che gli incisivi taglino il labbro, ti ritrovi a non poter praticamente mangiare nulla o mangiare con grande attenzione, perché chiaramente il taglio è aperto, a seconda del taglio devi mettere i punti, insomma sono rogne. Io ti sconsiglio i paradenti estremamente economici, a parte quando stai iniziando, ma più vai avanti più devi pensare a un paradenti adeguato. L'ideale sono quei paradenti che hanno anche un certo strato in gel, perché aderiscono bene. Ricorda, il paradenti deve aderirti bene. Se apri la bocca e tieni la bocca aperta, il paradenti deve rimanere in sede. Durante il combattimento è possibile che, soprattutto nel Krav Maga, tu debba eseguire dei compiti e devi utilizzare la voce. Se hai un paradenti che vola ogni volta, questo tipo di lavoro non lo puoi fare. E, oltretutto, i paradenti che non sono ben fissati ti fanno salivare molto di più, con degli effetti davvero ridicoli a lezione. Ma questo è il meno. Altra cosa, deve essere robusto, non tanto robusto ma abbastanza robusto. Considera che quando fai sparring, soprattutto se sparring pesante, serrerai le mandibole. È un effetto di contrazione che è assolutamente naturale e non eludibile. Per cui il tuo paradenti deve resistere anche alle tue sollecitazioni, non solo a quelle dell'avversario.